Amici sportivi appassionati di calcio a 5, buonasera e benvenuti al Palazzetto dello Sport di Aprilia. È la terza giornata di campionato per quanto riguarda la Serie C2 e le due formazioni che stanno per affrontarsi sono Eagles Aprilia e Virtus Ostia, attualmente ancora 0-1. Prova a spingere adesso l'Eagles Aprilia che trova il gol del vantaggio. Dopo circa 3 minuti di questo primo tempo ha segnato dunque l'Eagles Aprilia e a realizzare questa rete è stato Abate. Conclusione da parte del numero 7 della formazione dell'Aprilia. Attenzione, intanto arriva il 2-0 immediatamente, grosso pasticcio difensivo e a castigare la difesa della formazione della Virtus Ostia è stato Carioti. E poi subito la conclusione in porta del capitano della Virtus Ostia nel giro di 30 secondi da due fiammate dell'Eagles Aprilia. Adesso c'è il portiere Fezza che riesce a respingere la conclusione da parte di Azzeni. Adesso prova a ripartire in superiorità numerica, attenzione, il tocco a sinistra per Lombardi che con un perfetto diagonale trafigge Fezza e accorcia le distanze, 2-1. Riparte l'Eagles, buona chance adesso a destra con questo 1-2 che non si chiude. E calcio di rigore per il fallo che è stato commesso ai danni di Carioti, piuttosto netto. Arriva anche l'espulsione. Abate, parte proprio lui, il tiro in porta e gol. Qui mal posizionato, dobbiamo dire, la difesa della Virtus Ostia. Cede verso Fabio Tocci, poi prova a cacciare in porta il numero 13 della Virtus Ostia. Bella parata di Fezza per il tocco di mano da parte di Savu che ha appena battuto l'angolo. Attenzione a questo tiro al volo pericolosissimo di Fabio Tocci. Marco Azzeni che è sempre molto fastidioso in pressing, rischia molto ma se la cava egregiamente Fulco. Una bella serpentina, poi l'assist a destra, una serie di tocchi ravvicinati andati sicuramente non a buon fine. Abate prova adesso a infilarsi. Abate, diagonale che viene intercettato. Attenzione a questo tiro di punta che trova attento, concentrato Fezza. I giocatori alla giusta distanza, pronto Fulco. Il sinistro di Fulco sotto il 7, gran gol di Fulco che trafigge Colaiori e trova il 5-1. Squadra di casa che adesso insiste, altro tiro in porta, deviazione in due tempi da parte del portiere Colaiori. Difesa però della Virtus Ostia che adesso prova a ripartire, arriva il gol del 5-2, bel diagonale che è stato prodotto da Sau, che la cava però Fulco che poi esagera, perde il pallone, attenzione a Santini che calcia in porta, bella parata da parte di Fezza, spara la porta, Fulco combatte, trova lo spazio giusto, arma il sinistro, diagonale sul fondo, a parte i gol segnati, ancora lui si mette in proprio, attenzione a questa ripartenza da parte di Fulco. Poi cerca la conclusione e trova un gran gol, dobbiamo dire, qui Morgani. Di Pierno a sinistra, attenzione intanto a questa conclusione ravvicinata da parte di Falcetti, miracolo di Fezza. Sanzione tecnica, ci sarà il tiro libero per la formazione della Virtus Ostia che sfiora il gol adesso con Di Pierno. Bella parata in tuffo di Fezza, possibilità da parte della Virtus Ostia di portarsi su 6-3. Di Pierno caccia lui, grande parata di Fezza, eccezionale. Rimpallo favorisce il portiere Fezza, ancora una bella azione e la conclusione in porta da parte di Herrera che non c'entra il bersaglio per pochissimo. Calcia Sacchetti e il pallone termina in fondo al sacco nonostante il tentativo di Colaiori disperato. Gara che ormai ha ben poco da dire, risultato più che mai acquisito, infatti il direttore di gara fischia forse con qualche secondo d'anticipo. Vittoria da parte dell'Eagles per 7-2. Cordiale buonasera, risentirci agli amici di Mondo Futsal.